Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi dovranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. Secondo le ultime indiscrezioni, l'allenatore ha scelto il 4-3-3. È un modulo flessibile, ti permette di passare facilmente dal 4-3-3 al 4-5-1, a seconda della fase di gioco che devi affrontare. Per questo i due esterni offensivi saranno la chiave. Gli verrà chiesto di rientrare in difesa per aiutare i compagni a coprire gli spazi e di creare varchi in attacco per favorire l'inserimento dei compagni. Se interpretato con la giusta mentalità, è un sistema di gioco letale. Diamo il via alla partita. João Mario. Bella apertura. E perde il duello fisico con l'avversario. Palla che torna nella zona del portiere. Il portiere la calcia lontano. C'è l'opportunità per il contropiede. Di Francesco. Cerca spazio. Babacar scatta verso il pallone. E trova bene il compagno. Oh, salva Andanovic. Perfetta la parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. E va a colpo, la toglie dalla porta. Bersalico allontana. Crossa il pallone a centro area. Allontana il pericolo. Mauro Icardi la gioca a sinistra. Politano recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. La mette dentro, la butta via e fa respirare la difesa. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Kwadwo Asamoah. Mauro Icardi riceve la palla sulla destra. Politano, una buona palla, spazio per cercare il varco. Incornata! Ottima l'azione, conclusione però non all'altezza. Il Sassuolo deve dimostrare maggiore attenzione, da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Il Sassuolo si salva in questa occasione. Grandissimo! Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Valero. Brozovic allarga il gioco a destra. Prova il filtrante. Non c'è fuori gioco, si va. Grande intervento, vale come un gol. Il Sassuolo sfrutta tutto il campo con questi movimenti verso l'esterno degli attaccanti. Sì Fabio, ma non sono sicuro che sia la cosa migliore da fare. E perché? Beh, perché sacrifichi troppo gli attaccanti, li allontani troppo dall'area di rigore. Qui cercherà il tiro e c'è il gol del Sassuolo.
proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Il Sassuolo si porta in vantaggio 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. João Mario cerca un compagno, allontana il pallone, palla riconquistata immediatamente. C'è la palla lunga in avanti. Berardi. Duncan. Sensi. Prova la giocata nello spazio. Se ne va. La mette in mezzo. C'è il colpo di testa. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Vuole la profondità. Ha spazio sulla fascia. Ottima giocata. Cross di Perisic. Prova con la palla lunga. Fallo, nessun dubbio. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Non è stata una prestazione molto convincente. Partiti, è iniziato il secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Locatelli sul pallone. Peluso. Babacar. Sensi. La mette sulla sinistra. Prova la giocata nello spazio e passa, riceve, qui deve tirare. Valero scodella in avanti, qui può partire il contropiede. Perisic vuole la profondità. Perisic prova il filtrante. Quadu Asamoah. Cerca un compagno. Palla allontanata senza troppi complimenti. E sarà rimessa con le mani. Libera tempestivamente. Sensi. Cerca spazio. Attenzione, grande chance. Prova il filtro. Occhio al tiro. Supera la linea, gol! E vince.
l'internazionale riesce a segnare il gol del pari. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. Si ricomincia da una situazione di parità. Questa partita ha tutti gli ingredienti che rendono il calcio uno sport fantastico. Tocco morbido. De Vrij si fa trovare al posto giusto e allontana. Berardi si è fatto trovare pronto. Lancio lungo del portiere. Mauro Icardi la gioca a sinistra. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Preferisce l'approccio diplomatico. Il cartellino rimane nel taschino. Alfred Duncan sbroglia la situazione. Ha la possibilità di andare verso la porta. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Valero. Cerca un compagno. Sulla fascia, è libero. Brozovic la mette dentro il rasoterra. Asamoah. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Brozovic, di forza. Riceve un pallone interessante. L'Inter riprende subito il possesso della sfera. Prova la giocata nello spazio. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Vuole la profondità. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Il portiere la calcia lontano. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Brozovic. Prova il filtrante. Palla nello spazio, attenzione. Mauro Icardi scatta verso il pallone. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Prova a verticalizzare. Prova a passare con un pallone profondo e c'è una palla filtrata. Si libera la grande. Prova la conclusione. Un gol pazzesco! Pazzesco! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Rubando palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta.
e così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Finisce così, non c'è più tempo. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai, hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Un finale in cui è successo di tutto.